Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti al TG. Dopo 2 anni di emergenza sanitaria è ritornato il Festival della Multiculturalità a Rovigno. La 7ª edizione del Festival ha riunito 11 associazioni e comunità culturali che hanno presentato le loro tradizioni e la loro cultura attraverso balli e recitazioni. Vediamo com'è trascorsa la serata. La multiculturalità, convivenza di più culture in un solo spettro empirico, è il punto di partenza per volgere verso la più nobile dimensione dell'interculturalità, in cui regna uno scambio attivo di conoscenze tra differenti culture. L'Istria è una realtà culturale assai complessa e variegata, la quale nonostante gli anni tumultuosi ha dimostrato che le differenze etniche e culturali sono accettate, rispettate e si complementano tra di loro formando un mosaico plurietnico. Finalmente dopo 2 anni siamo ritornati dal vivo con tutte le associazioni delle minoranze nazionali che operano sul territorio regionale. Questo è un bel festival per la regione istriana ed è soprattutto un bel festival per le associazioni, perché è una vetrina per il loro lavoro, per le loro attività, per tutto quello che loro fanno durante tutto l'anno. Sappiamo che sono associazioni che lavorano anche volontariamente, i soci sono volontari e dunque credo sia assolutamente importante per loro dare sostegno in maniera istituzionale. Per noi, per la nostra regione, è un modo di rendere tangibile quello di cui andiamo particolarmente fieri e orgogliosi, che è la nostra multiculturalità, il nostro vivere insieme e il nostro valorizzare tutte le diversità che ci sono su questo territorio. Oggi avremo modo di vedere anche diversi balli tradizionali. Sì, ci sono 12 associazioni, ognuno ha preparato uno stand, ci sono prelibatezze tipiche, costumi tradizionali, ci saranno canti, balli, folklore, ogni associazione insomma si presenterà con qualcosa che riguarda ovviamente la propria identità e la loro cultura. La 7ª edizione del festival si è svolta presso la piazza principale della città di Rovigno ed ha visto salire sul palco balli e canti tradizionali. Что мне вона, белый рингит роя дона, Резакаркан бифужа канара. La piazza centrale della città si è animata di bancarelle colorate dove ciascuna associazione ha portato i piatti della propria tradizione, vini e dolci casalinghi, oggetti in ceramica, opere d'arte, usi e costumi della tradizione. Il tutto da apprezzare e consumare in loco. Silvio, Lillo, Isabella, Angela. Ecco, da dove venite? Torino. Torino, tutti Torino. Ok, è la prima volta che sei in Croazia? E siamo arrivati domenica. La prima volta? No, lei... Io sono di qua. I genitori di Rovigno. Sono di Rovigno. Ok. È la prima volta al festival della multi... Qua è la prima volta che lo vediamo, certo. Avete magari fatto un giretto per vedere? Sì, abbiamo fatto un giretto e ci aspettiamo molto da quel complesso lì. Cosa avete visto? Cosa avete notato? Di tutto, anche delle belle ragazze. Alla fine del programma i partecipanti sono stati raggiunti dal pubblico che ha ballato insieme a loro. Il Festival della Multiculturalità è organizzato con l'obiettivo di promuovere la ricchezza culturale istriana, il rispetto reciproco e rafforzare la convivenza tra le etnie che vi convivono. Inoltre, il Festival offre l'opportunità di incontrare e presentare culture diverse in un unico luogo. La città di Dignano ha procurato 500 compostatrici e 30 set di contenitori per la raccolta differenziata per un valore di più di 400.000 cune. Ne abbiamo parlato con la vice sindaco di Riana del Caro Creglia. 500 compostatrici da 350 litri per il compostaggio dei rifiuti organici per le abitazioni e i giardini e 30 set di contenitori per le aree pubbliche per la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro. La città appunto ha procurato 500 di questi contenitori
Si è avvisata a un bando pubblico per il cofinanziamento diretto delle attrezzature comunali e in gennaio di quest'anno ha firmato il contratto, quindi esattamente la città di Dignano, con il Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica, in base al quale è stato assicurato il 40% da parte del fondo. Il piano di gestione dei rifiuti prevede come una delle misure più importanti la riduzione dei rifiuti e l'educazione della popolazione nel compostaggio domestico attraverso contenitori compostatori anche su aree private. La volontà è di comunque creare un'economia circolare in modo che sappiamo che riciclando alcune materie prime andiamo a riutilizzarle, ma soprattutto riduciamo l'impatto sull'ambiente e l'utilizzo delle risorse naturali primarie. Di conseguenza questo è uno dei tanti obiettivi che ci siamo prefissati. L'obiettivo è dunque quello di creare un sistema di gestione dei rifiuti della massima qualità, sostenibile a lungo termine ed economicamente accettabile. Quasi il 35% di ogni contenitore dei rifiuti domestici contiene rifiuti compostabili. Il processo di compostaggio ricicla i rifiuti organici, crea fertilizzanti di qualità per le piante, ne impedisce lo smaltimento in discarica e riduce la quantità totale di rifiuti prodotti in casa. Il compostaggio domestico è uno dei modi più ecologici per ridurre i rifiuti. Siamo soddisfatti del risultato perché in 2 mesi siamo riusciti a distribuire più della metà di questi contenitori, di conseguenza l'interesse c'è, la popolazione sta cambiando anche il suo modo di vita e il rapporto che ha con i rifiuti e naturalmente il rapporto che ha con l'ambiente, questo è molto importante. Non si può più accettare che arriviamo a un punto di distruggere tutto quello che abbiamo e il mondo che ci circonda in questo modo, perché non siamo semplicemente responsabili. Sebbene la media annua dei rifiuti urbani prodotti pro capite a Dignano sia inferiore alla media croata, l'uso di un compostatore domestico ridurrà ulteriormente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti e quindi contribuirà maggiormente all'obiettivo nazionale di ridurre il totale dei rifiuti urbani, sottolineano i vertici dignanesi. Il manuale del compostaggio è disponibile sul sito web della ditta Contrada, che nel prossimo periodo organizzerà anche i corsi di compostaggio. Possono tutti gli utenti visitare la pagina, ci sono dei video, ci sono anche degli opuscoli dove possono leggere e capire come si fa il compostaggio e come avviene il riciclo. Contrada a breve assegnerà gratuitamente dei compostatori ed allestirà i 30 punti da esterno per la differenziata. Dinanzi al Mulino a Vento di Medolino sono stati assegnati i premi ai migliori produttori olivicoli della 17ª edizione della mostra tradizionale di oli d'oliva Ulica. A voi il servizio. In Istria si sono raggiunti livelli di eccellenza per quanto concerne la produzione di extravergini, come testimoniano gli innumerevoli premi conseguiti nei più prestigiosi concorsi internazionali e come confermato dal successo che questi oli cominciano a riscuotere anche al di fuori dei confini della regione e a livello internazionale. Purtroppo a causa delle misure epidemiologiche anche quest'anno non è stato possibile svolgere la tradizionale manifestazione Ulica così come la conosciamo prima della pandemia. Nonostante ciò, l'associazione Ulica ha ritenuto di dover premiare gli sforzi degli olivicoltori e dei produttori di olio che quest'anno hanno inviato un totale di 33 campioni dei propri oli. La medaglia d'oro per l'eccezionale qualità è stata assegnata a ben 16 oli d'oliva, insieme ad altri 9 oli che hanno ottenuto la medaglia d'argento, mentre 3 oli si sono guadagnati la medaglia di bronzo. Sono stati premiati e proclamati campioni 3 oli dei seguenti produttori: Stanzia, San Antonio, il frantoio Zubin e Belgi. L'azienda familiare Belci di Dignano ha una produzione annua di circa 1.200 kg di olio. Notevole il loro attaccamento alla varietà tradizionale, varietà che dà una produzione particolarmente qualitativa come la Busa, la Bianchera Istriana, Rosignola e soprattutto la finalmente riscoperta Zisolera. Quest'anno siamo venuti a Medolino con la Busa. Noi siamo produttori, cioè azienda agricola familiare Matteo Belci, e produciamo 3 tipi di monocultivar, Rossignola, Zisolera e Busa. Siamo venuti a Medolino e a tutte le competizioni andiamo con la Busa,
che si è dimostrata un olio molto costante, cioè con gli anni e con le variazioni del clima non cambia praticamente lo spettro dell'olio. Rimane sempre un olio molto gentile e noi, per dire il vero, lo adoperiamo anche a casa. Siamo molto contenti anche di essere quest'anno qui a Medolino, siamo ogni anno praticamente anche noi qui, abbiamo avuto questo terzo posto, però non è molto importante essere primo, bisogna essere tra i primi. È sempre un onore per noi, specialmente quando si promulga e si porta in tradizione i nostri oli tradizionali. Questo è il nostro principio, la nostra dottrina, è di promuovere gli oli e i cultivar tradizionali. Purtroppo l'anno scorso le condizioni meteorologiche non sono state favorevoli per l'olivo, ma ora bisogna guardare verso un futuro migliore. L'altro anno non abbiamo avuto grandi risultati, siccome che le avversità annuali del clima erano contrarie. C'è stato un po' di freddo dove hanno un pochettino praticamente scombussolato tutto il principio dell'olivo. Quando doveva fare i fiori è stata un pochettino una temperatura troppo fredda. La prognosi per quest'anno è molto buona, perché è risaputo che se un anno si produce di meno, l'anno dopo sia molto più risultato. Perché? Perché le nuove ramificazioni sono molto più lunghe e l'olivo si rinforza, così non occorre disperare per l'altro anno. Abbiamo avuto quel che abbiamo avuto, bisogna guardare al futuro, non al passato. Questa manifestazione ha confermato ancora una volta l'apprezzamento e la qualità elevata dell'olio extravergine d'oliva istriano. TG Flash. La comunità degli italiani di Pisino vi invita all'inaugurazione della mostra filatelica dedicata a San Nicolò, patrone della città, di Roberto Massaro, e dalla presentazione dell'annullo filatelico speciale dedicato ai 1750 anni dalla nascita del santo. L'inaugurazione avrà luogo domani alle ore 18 presso la comunità degli italiani di Pisino. Domenica 15 maggio, presso la Galleria Sacri Cuori di Pola, si esibirà in concerto il gruppo musicale Musicità, con inizio alle ore 19. Il progetto sottovoce Viaggio Acustico è il titolo del concerto di questo trio che canta in istro-veneto. Ospite d'onore che si esibirà al pianoforte è Sandor Veschligai. L'entrata è libera. Domani alle 13, dinanzi alla Villa Antonio ad Abbazia, la comunità degli italiani di Abbazia presenterà la mostra Piccolo Mandracchio 2017-2019. La mostra comprende le opere premiate nelle ultime tre edizioni di questa manifestazione internazionale. L'inaugurazione prenderà luogo come parte del concorso Extempore, che si terrà lo stesso giorno presso il Parco Vladimir Nazor. La mostra di Roberta Weissman-Nagy, intitolata Proprietà, è stata inaugurata presso il centro visitatori Hermann Potocznik Nordung nel Museo Storico e Navale dell'Istria. La mostra è stata organizzata con l'appoggio della Regione Istriana nell'ambito della celebrazione della giornata della città di Pola. La mostra è composta da due parti, da 12 sculture in grandezza naturale del corpo umano e del video Fear is a Commonplace. Il video è stato registrato in una performance eseguita presso il laboratorio teatrale INAT nel centro sociale Reutz. L'autrice della mostra ci ha spiegato perché ha chiamato la mostra Proprietà. Ne ho abbastanza del virus, dei divieti, delle persecuzioni, delle guerre. Ne ho abbastanza dei condizionamenti, della politica locale, della politica globale. Sono stanca di tutte queste cose e sarei felicissima se io e noi trovassimo il tempo per tornare alle impostazioni di base. La proprietà non la portiamo con noi. Le tracce che lasciamo dietro a noi spesso non sono neanche materiali, anche se poi tutti litigano per l'eredità di qualcuno dopo che questi muore. Secondo me questo non è il punto. Lasciamo dietro a noi quello che noi siamo. Il Museo Storico e Navale dell'Istria è stato attivo durante tutto il periodo della pandemia ed ha ospitato vari artisti di Pola.
Sono contento che questa serie continui con la mostra di Roberta, una mostra che è molto riflessiva e che non lascerà indifferente nessuno, soprattutto se il tema viene messo nel contesto degli avvenimenti globali. Si tratta di un tema difficile che richiede spazio di riflessione e credo che avrà un'ampia eco nel pubblico. La mostra è stata commentata anche dall'assessore alla cultura della regione istriana, Vladimir Torbica. Tutto quello che Roberta Weissman-Nagy fa è molto positivo, che credo sia la cosa più importante. È questa energia positiva che, indipendentemente dal tema, cresce da questo grano e da ogni figura umana di questa mostra. In questi tempi ci servono persone come Roberta, che meditano e pongono domande, ma che sono prima di tutto persone positive. La mostra Proprietà resterà aperta fino al 31 maggio. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera. Grazie della vostra attenzione. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana.